creare film sotto pressione dopo aver vinto un Oscar, dopo essere stato sulla ribalta internazionale ai massimi livelli. Ah, ma io fortunatamente sotto pressione non ci vado mai, in questo senso c'ho un buon carattere, nel senso penso che questo lavoro sia un gioco, appunto non penso né che al mio livello, non penso che sia arte, non penso che sia che cambi la vita delle persone, penso che sia un grande gioco e anzi devo dire i premi, l'Oscar mi ha solo dato l'opportunità, è come se mi avessero detto guarda puoi accedere a quel gioco che prima non potevi permetterti, quello più costoso e più divertente. E quindi non vado sotto pressione finché riesco a interpretare questo lavoro come un gioco. E l'ultimo film, mi hai chiesto l'ultimo film, giusto? Sì, non è sul futuro, cioè su che futuro ci aspetta, perché non sarei in grado, ma è un tentativo miserabile di raccontare attraverso dei personaggi come ci si può rapportare rispetto al futuro, soprattutto quando si ha una certa età, perché quando si ha 20 anni è fin troppo facile rapportarsi rispetto al futuro, anche se i 20 anni di oggi non è che ci si rapportino così gioiosamente, purtroppo. Però ovviamente quando si è molto grandi l'idea di futuro è un'idea almeno diciamo così, che io mi immagino a 80 anni che non c'è un'idea di futuro e dato che questa cosa non mi va giù, non mi piace, mi sono detto faccio un film su due ottantenni che invece hanno un'idea di futuro e ho provato a dargliela, questo è il senso del film. Uno gli va bene e l'altro invece no, come spesso accade.